Tanto bisogna fare i complimenti al Corticella. Poi è mancato poco perché alla fine l'ha deciso un episodio. I ragazzi hanno dato tutto, hanno lottato, siamo stati ben messi in campo, potevamo ripartire sicuramente meglio nel primo tempo. Abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio, abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiare, però è stato bravo il portiere. Niente da dire, lo sapevamo che Corticella era un'ottima squadra e dispiace che questi ragazzi ci tenevano tanto e basta, bisogna voltare pagina e pensare di andare avanti. Sì, a parte le due occasioni, anche un calcio di rigore nettissimo che al contrario è stato fischiato, però sapevamo che era una partita così. Con le nostre armi dovevamo cercare di portarla a casa, ma ci sono stati gli avversari che sono stati più bravi, ma non è stata la partita di 2 settimane fa. Non aspetta a me darmi un voto. Io quello che quando sono venuto qua ho cercato di dare sicuramente dell'entusiasmo che quando sono arrivato mancava e vedere questo gruppo quello che ha fatto dopo che ha avuto un momento negativo, è riuscito a rialzare la testa e arrivare a giocare una finale play-out con lo spirito e la voglia di stare assieme, per me l'unione del gruppo è quello che conta di più di tutti. No, io non ho parlato con il futuro della società, però si sa già da 1 mese e mezzo chi è il direttore sportivo, chi è l'allenatore, quindi penso che mi sarà comunicato a breve, ma anche io comunque avevo l'opzione di un anno. E quindi bisogna andare avanti e ringrazio tutto il mio staff che è stato a disposizione in questi 5 mesi, dal preparatore atletico al preparatore dei portieri, al mio secondo, ai magazzinieri, ai massaggiatori, e ringrazio a questo gruppo che mi ha dato tanto a livello umano. Innanzitutto, prima di parlare della partita, volevo esprimere un messaggio di vicinanza da parte di tutta la squadra, la società e insomma, le famiglie, alle vittime dell'alluvione, e penso che in questo momento sia un problema principale che venga prima di qualsiasi sport, eccetera. Quindi credo che sia doveroso un messaggio nei loro confronti. Per quanto riguarda la nostra partita, loro sicuramente hanno disputato una grande gara, come hanno fatto nelle due gare di campionato. E noi comunque il primo tempo ci siamo difesi sostanzialmente bene, concedendo magari un'occasione, però anche noi abbiamo creato qualcosa in ripartenza. E quindi insomma va fatto sicuramente i complimenti a loro, ma io sono fiero della mia squadra. Secondo me abbiamo disputato un gran finale di stagione. Oggi purtroppo non è andata come speravamo, però insomma faccio ancora i complimenti a tutti. È stato un calcio d'angolo dove ho colpito prima di testa, poi mi è rimasta lì la palla e da dietro secondo me sono stato colpito. L'arbitro ha detto che non era sufficiente per il rigore, quindi non ha fischiato. Ma il secondo tempo sì, siamo partiti magari un po' più contratti, poi però ce la stavamo facendo, infatti abbiamo preso questo calcio di rigore verso la fine. Io sinceramente il contatto non l'ho visto, quindi non riesco a giudicare. Sta di fatto che l'hanno sbloccata sul rigore ed è un peccato. Ma magari l'anno scorso eravamo arrivati ai playoff proprio all'ultimo respiro. Quest'anno invece, grazie a noi e grazie a, secondo me, un gran lavoro che abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, ci siamo arrivati con un po' più di anticipo, siamo arrivati terzi. Poi le gare secche si sa un po' come sono, magari sono decise un po' dagli episodi e purtroppo oggi è andata male.